Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Una materia viva sostenibile, da sempre compagna fedele dell'uomo e presente nel suo quotidiano. È espressione dell'arte, presenza indispensabile attraverso epoche storiche ed espressione pura del territorio alpino che ogni giorno viviamo. Parliamo del legno. Ed è proprio al legno che l'organizzazione Progetto Alfa, in collaborazione con Provincia di Sondrio, Comune di Chiavenna, BIM e Consorzio Turistico Val Chiavenna, ha dedicato un'importante mostra d'arte ed artigianato, la Via del Legno. Finalità prima quella della promozione dell'arte e del lavoro di tanti artisti, talenti interpreti di opere uniche nel proprio genere. L'esposizione nell'ex convento delle Agostiniane in piazza San Pietro a Chiavenna. Questa mostra ha lo scopo, da una parte, di permettere agli artisti e agli artigiani della provincia di Sondrio di esporre le proprie opere chiaramente nel legno, e dall'altra parte tramandare e avvicinare le persone a questa cultura fortemente legata al nostro territorio sotto molti punti di vista e che ahimè si sta perdendo, quindi è importante scoprire e valorizzare. E c'è davvero tanto da valorizzare, da conoscere, a ben guardare le opere presenti alla mostra e dietro alle quali stanno tanti differenti artisti, figli di altrettante diverse storie. Un noce, queste sono le radici, ho ricavato le braccia e ho cominciato con la motosega e poi dopo con i vari attrezzi, col disco abrasivo, scalpelli e via dicendo, e finché ce l'ho fatta tirare fuori queste due persone. La tecnica è praticamente martello e scalpello e poi un po' di carta vetrata per le rifiniture. Il dito è il farfallone, perché come potete vedere sembra quasi una farfalla, ma al posto delle ali ho fatto queste due grandi orecchie che sarebbero per ascoltare dentro noi stessi e quindi nello stesso tempo volare con la fantasia. Un nobile materiale, il legno, molteplici tecniche di lavorazione, differenti storie da raccontare e tante interpretazioni. Questa è l'arte. Con questa mostra noi abbiamo voluto mettere in rilievo soprattutto alcune tecniche di intaglio del legno, che appunto sono non solo l'intaglio ma anche l'intarsio e la scultura tout court, ovvero come un artista, vedendo un pezzo di legno, un pezzo magari informe, riesce a vedere delle forme, dare delle connotazioni, creare un qualche cosa che esprime e comunica un messaggio molto importante per ciascuno di noi.